cultura come mercanzia. Il mondo dello spettacolo di Torre del Greco è in protesta. La pandemia ha messo e sta mettendo a dura prova l'intero settore. Ignorati dallo Stato e ancor di più dalle amministrazioni locali, con eventi e manifestazioni bloccate, gli artisti stanno vivendo un periodo di totale abbandono. Eppure la cosa che più desideravano le compagnie torresi era poter tornare ancora in scena, anche senza compenso, anche senza biglietti, una qualunque soluzione per riportare bellezza e arte fra le strade cittadine. Così non è stato, la cultura a Torre del Greco è una merce che non si vende. I fondi comunali per l'estate e le festività natalizie sono andati ad altre attività ben lontane dall'amore e dall'impegno che i professionisti dello spettacolo dedicano all'intrattenimento. Questa la denuncia delle principali compagnie. Come movimento teatrale e culturale torrese ci sentiamo indignati. Ci sentiamo indignati di essere governati da politici che trattano la cultura come mercanzia. A settembre molti di noi raccogliemmo l'invito da parte di chi detiene tali deleghe ad animare per il periodo estivo una rassegna teatrale. Ci fu detto che non vi erano fondi per pagare le compagnie, ma per noi non era un problema. Volevamo dare un segno di speranza e di rinascita ai nostri concittadini attraverso la cosa che ci riesce meglio, il teatro. Lo stesso spirito in noi era animato per queste ricorrenze natalizie. Volevamo mettere a disposizione la nostra arte e stare vicini a tutti i torresi in questo particolare Natale, ma volevamo farlo insieme alle istituzioni comunali, perché riteniamo l'istituzione pubblica un faro e una guida per tutti i cittadini. Con questo spirito abbiamo protocollato diverse richieste d'incontro all'assessore di competenza, ma siamo stati ignorati e non abbiamo avuto la possibilità di confronto. Eravamo disposti a mettere al servizio di tutti i torresi la nostra arte e il nostro radicamento territoriale. Anche attraverso canali streaming, per offrire momenti di spettacolo e cultura, qualche ora lieta ai tanti torresi. In un momento storico come questo, dove le relazioni umane si sono distanziate, il teatro, la musica, l'arte, fatta dai torresi, per i torresi, sarebbe stato un mezzo per avvicinare le persone, per ritrovare quel senso di comunità cittadina. Altri comuni, le amministrazioni comunali hanno invece sostenuto le attività artistiche di compagnie locali, comprendendo il difficile momento lavorativo che si vive e non rifiutando il dialogo, come ha fatto il comune di Torre del Greco, che attraverso un bando rimasto aperto solo pochi giorni ha assegnato 17.000 euro di soldi pubblici agli eventi e 15.000 euro per attività di proiezioni e videomapping sui palazzi per progetti e prestazioni discutibili sia in qualità che in audience ricevuti ad associazioni non torresi. A noi non interessa entrare nel merito della qualità del prodotto vincitore del bando. Quello lo lasciamo ai pochi spettatori che hanno seguito le puntate. Interessa porre l'accento sulla totale discernimento etico e culturale, sulla totale mancanza di politiche culturali, su una visione miope e opportunistica, su di un'arroganza istituzionale da parte della lobby che gestisce, in maniera molto discutibile, tale asset, portando così ad un totale abbandono delle tante realtà culturali. Le politiche culturali non possono e non devono essere assoggettate a logiche di potere, ma devono essere libere, devono essere coscienza viva del tessuto cittadino, devono essere momento di crescita individuale e collettiva per la comunità. Per questo chiediamo al sindaco di liberare almeno questo settore dal giogo politico ed affidarlo ad una figura terza competente in materia. Da oggi in poi questo movimento sarà occhio vigile ed attento su tutto ciò che riguarda la cultura e porteremo all'attenzione della cittadinanza come verranno spesi i soldi pubblici. Diciamo tutto questo perché lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo al nostro pubblico e lo dobbiamo ai nostri concittadini. Abbiamo l'obbligo, come movimento culturale, di mantenere viva in città una coscienza collettiva che possa essere in futuro un momento propulsivo.